Benvenuti in questo nuovo video. Questa volta siamo nell'Università Nuova Nuova e stiamo dando da bere agli ulivi. Ora, per dare da bere agli ulivi sono necessarie tre cose: una botte, che in questo caso è di 2000 litri, una canna, un tubo che potete mettere, che potete attaccare ad una sbarra di ferro in modo tale da agevolarvi nel compito di andare verso l'ulivo e di poggiare questa canna. Come state vedendo, ecco, quello a fare grigio. E poi avete bisogno dell'acqua, ovviamente. Noi usiamo acqua di pozzo, assolutamente non l'acqua dell'acquedotto. Uno, perché verrebbe a costare ira di Dio; due, perché l'acqua del pozzo bisogna usarla solo ed esclusivamente per motivi sanitari, quindi non per darla da bere né alle piante del giardino, né ai vasi di fiori, né tantomeno a degli ulivi. Allora, noi adesso in questo momento, infatti, vedete che non è che lo stiamo dando a tutti gli ulivi, vabbè, in questo caso erano uno dopo l'altro, però non è che le stiamo dando a tutti, tutti, tutti gli ulivi, le stiamo dando solo agli ulivi che sono stati piantati ad ottobre 2019. Gli ulivi che sono stati piantati a ottobre 2019 sono stati messi in sostituzione di altri ulivi che erano stati piantati tutti insieme, però questi 30 ulivi sono stati sostituiti perché erano secchi, sono seccati. Quanti litri bisogna dargli? Questo è un domandone. Diciamo che noi in questo caso ne diamo 30 secondi, abbiamo calcolato che sono all'incirca 10-15 litri d'acqua. È sufficiente? Non è sufficiente? Questo non lo sappiamo. Sappiamo però che si sta avvicinando la stagione calda, la stagione secca, e quindi delle piante così piccoline hanno bisogno di essere annaffiate. Questo è un dato di fatto che nessuno può discutere su questo. Allora, vi domanderete perché, o comunque, se non ve lo domandate, ve lo dico io, il motivo per cui quella fava che sta dando l'acqua agli ulivi, che poi tra l'altro sarei io, non sta seduta. Bene, il motivo è molto semplice: non sto seduto perché il carretto dove è appoggiata la botte è in ferro. Il ferro è duro e quindi mi spaccherei la schiena, le gambe, il sedere, tutto il resto. Quindi preferisco passeggiare, che mi stanco di meno. Thank you.
Perché questo titolo abbiamo rischiato grosso? Eccolo qui, il motivo. Il motivo è molto semplice. Andando col trattore abbiamo rischiato che la butte cascasse dal carretto. Quindi il consiglio che vi do è quello di legarla al carretto, come abbiamo fatto con una corda e legarla al carretto. Voi direte, è cascata perché il terreno, cioè il carretto, è in pendenza. Sì, vero, perché la velocità del trattore in quel caso lì era elevata. Sì, vero, perché l'acqua all'interno della botte era poca. Sì, vero, però può sempre capitare che quando andate nel vostro campo, perché qui si sta parlando di un campo pianeggiante, magari questo campo è in pendenza. Magari per raggiungere il vostro campo dovete fare una strada in salita, in discesa, in pendenza, che pende da un lato. Quindi, insomma, poi diciamocela tutta. Noi usiamo un carretto di questo tipo senza sponde, senza assolutamente nessuna barriera, perché siamo a casa. Ma se ci dovessimo spostare su una strada, una qualsiasi strada, sia essa nazionale, sia essa provinciale, sia essa comunale, sia essa federale, sia essa quello che volete, con un carretto del genere non ci potremo andare. Questo non può circolare nelle strade che ho elencato qui. Quindi dovreste prendere un carretto con le sponde. E poi togliere la sponda, o meglio, togliere una delle quattro sponde, quella che dà verso dove date l'acqua, per poter manovrare anche il rubinetto. Perché? Perché magari vi trovate, voi dite, do da bere alle piante che sono sulla destra del carretto. Bene, magari ne trovate una sulla sinistra e dovete dare da bere. Poi un'altra cosa. Noi ci siamo spostati con una botte perché dovevamo andare lontano. E perché? Perché le piante erano diverse. Ora qui non so quante ne ho filmate, magari erano 10, magari erano 15. Noi l'altro giorno abbiamo dato da bere 30 piante. Quindi il quantitativo d'acqua, vi ho detto prima, 10-15 litri a pianta,
Quindi se fossero 10 facciamo già un bel litraggio, sarebbe 300 litri d'acqua. 300 litri d'acqua dove li metti? Li metti dentro una botte del genere. E quindi ecco perché andiamo in giro a mare. Prossimamente, che non so quando sarà, però prossimamente vedrete il video sempre qui relativo all'uliveta nuova nuova, che diamo da bere a tutte le piante dell'uliveta nuova nuova. Quindi scoprirete il numero di botti che servono per dar da bere a 568 piante. Magari fin da adesso, sotto questo video, magari mettete il numero di botti che secondo voi servono per dar da bere a 568 piante. Vi ricordo, un altro numero, e quella botte è da 2000 litri, 568 con 2000 litri. Al prossimo video!